Salve a tutti. In questo video volevo brevemente fare due riflessioni su quali sono le ragioni del complottismo. Ultimamente ho visto un po' di video di, di Massimo Polidoro, sicuramente una persona simpatica, preparata nel suo, nel suo campo, no? nei suoi argomenti, che sarebbe il segretario nazionale del CICAP. Ora oh, molti diranno, no, il CICAP è sì. Diciamo che io ho sempre apprezzato i lavori che Cicapo ha fatto per quanto riguarda la questione del paranormale, la, i presunti maghi, stregoni, cose del genere, no? magie, trucchi. E effettivamente se fosse questo taglio io l'ho sempre dato a Polidoro, no? perché lui effettivamente si, si occupa sempre di questo argomento. Lui no? perché è lavorato in psicologia, e poi è stato l'arrivo di un grande prestigiatore che si occupa di smascherare queste cose. Effettivamente io ero, ero convinto che la P-finale di C-Cap significasse paranormale, invece no, parlando di pseudoscienza. Il problema è che quando io, effettivamente il C-Cap, anche poi loro stesso, mettono sullo stesso piano: bufale. No, vabbè, sì, effettivamente il paranormale sarebbe considerabile una bufala fino a prova contraria. Ovviamente le, le bufane, il bufale, il complottismo, fake news. Effettivamente, non, eh, stiamo parlando di un po' di livelli, secondo me, un po' diversi, no? Nel senso che effettivamente il paranormale, se esiste, è tutto da dimostrare. Ed è difficile. Insomma, secondo me è naturale paranormale, loro parlano anche della sindrome, sono occupati anche della, della sindone. Che sono spinosissima. Però mettere effettivamente al paragone, per esempio, le teorie. Del complotto. diciamo che quando tu, tu mi trovi che effettivamente è una notizia è inventata e sarà creata ad hoc, insomma, se effettivamente sì è, è un conto, ma quando praticamente metti qualunque cosa che sia un po' fuori dalla, dal, dal, diciamo dal normale, no? quello che, che è sotto bolli chi ci in generale chiamerà l'insolito no la psicologia dell'insolito insomma che si occupa di questo anche Polidoro e, diciamo che questo problema è un po diverso perché effettivamente Polidoro per esempio uno degli ultimi libri libro che avrebbe scritto eh, riguarderebbe no, perché la gente crede in cose assurde diciamo che stando ai libri perché scostate, stando ai, ai, ai video no la base di Polidoro Effettivamente ho capito finalmente da chi che parte questa idea, perché effettivamente ho sentito dire anche altri, anche persone che ti stimano, anche se magari no, come persone si può non andare d'accordo al 100%, però questo non vuol dire che tu non debba stimare rispettare anche valere bene se sono tuoi amici, parenti, insomma, le opinioni sono opinioni, no? Per questo è nato il rispetto, prima che no, la tolleranza. Parola allora, che a me non piace, perché voglio dire, tu i maridi dei denti tolleri, una cosa brutta tolleri, non una cosa che di per sé non sappiamo se è bello o brutto perché è opinabile Questo cosa voglio dirvi. No? Il punto che, che Polidoro mette eccetera, è questo: no? la gente crede nei complotti o nelle cose strane, tipo il paranormale, perché vuole avere qualcosa in più da credere vuole un po' sentirsi spedistare o rispetto al prossimo della serie. Eh, no, io so una cosa che tu non sai, perché io sono informato e tu non lo sai, io so e, e tu no, perché. Sì, ci può anche stare sta cosa. Ma secondo me è una conseguenza. Io dico questo perché l'opinione di Pochi ore, so, che poi no, ha un certo influenza, il c insomma con le sue opinioni. Che che si fanno chiamare The Bunkers, cioè dei mistificatori di bufale e di, di, di miti, insomma. Quello è il, il, il problema, no? È che io effettivamente ho visto nascere e crescere e modificarsi i vari complotti, complottismi. Non tutti, insomma, ne ho seguiti alcuni, e come vedete nei miei primissimi video, che ho sempre esempio, criticati, anche se non ho sempre apprezzato. Però ho sempre apprezzato che, diciamo, alcune delle motivazioni di fondo, cioè anticamente. Anticamente sono passati dieci anni. I complotti riguardavano la politica, contestavano il mondo politico. Il punto di partenza del complotto non è tanto il fatto che io voglio io sentirmi diverso, però quei complotti là che, che, dovevano contestare i governi, le multinazionali, le banche, magari effettivamente questi complottisti qua dicevano in modo molto ingenuo. Stavano tutti ingenue, teorie ingenue, no? Diciamo che io fosso la conclusione. Quel complottismo lì sta alla sociologia come diciamo, gli oroscopi stanno l'astronomia della serie e erano tentativi naif, secondo me, naif, cioè un po' ingenui fatti da persone non competenti che potevano avere delle falle, ma anche secondo me di spunti di riflessione interessanti, sul mondo politico, su perché gli nostri politici sono bastardi, corrotti disonesti, e tante cose, quali sarebbero le opinioni? Questa è una cosa che a me è sempre interessato. Quali sono le idee che muovono i nostri politici, i nostri governanti, banche. Ecco, diciamo che la sociologia si occupa di ste cose, che è di capire, ma alla fine il mondo, come va, come pensa il mondo? Quanto la psicologia individuale, tanto è eh, vedere un po le persone. Ed è anche interessante, questo, questo si occupavano di complottisti tantissimi anni fa. Ora non più perché parlano di, di cazzate, che non ce ne vuole niente, anzi, <ride> mi sono divertito quando ho visto che proprio i propri complottisti per primi si sono occupati di, di, di certe cose. Per esempio i complottisti che seguivo io si occupavano, an anche in modo sbagliato, secondo me, per spiegare perché gli alieni, o perlomeno gli ufo, sono delle cazzate. Certo, quelli, che quelli là dicevano che l'alena in generale era una cazzata. Non può esistere nessun alieno perché insomma perché effettivamente l'ufo era una cavolata perché era una cavolata insomma il ragionamento cavolo. poi del cavolo più altro perché persone come Bigino o David Icke dicevano che usavano gli alieno soprattutto no, per parlare della religione no? le divinità antiche erano alieni. No, i governanti e i capi religiosi sono pieni cose del genere, cose viste anche nei Simpson. <ride> e, e quindi, per esempio, i, i, alcuni contrattisti si occupano di demolire queste cavolate, ma non soltanto queste cose qui. Per esempio, alcuni si mettevano a cercare di, di, di contestare tempi veganesi, perché i vegani, alcuni vegani, parlano di complotto dei, dei medici, dei farmacisti, dei multinazionali, che vorrebbero farci credere che la carne non faccia male, non faccia così male, perché al momento l'alimentazione ufficiale è quella, diciamo, mediterranea, non, che poi vede poca carne nell'alimentazione, ma comunque è presente. Però questi articoli complottisti, in modo loro, facevano un po' i debunk in modo abbastanza ingenuo, di queste altre teorie. Eh, ce ne vanno fare vari di, di esempi perché i complottisti, i complottisti, la stessa cosa abbiamo visto con, i terra, con la terra piatta. Persone che incazzate con, per esempio, i terra perché tipo credevano agli alieni per dire no. Devi crederi agli alieni, diceva che cavolo, non puoi dire niente di la terra, che la terra è piatta perché sennò no, è un po' difficile credere anche agli alieni. Io ho visto persone che, che comunque credevano ai complotti questo discorso che ho un po' già preso quello è il, il punto è che tutto parte innanzitutto da una critica sociale non la, 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 la tv ci, ci racconta cavolate è un altro fatto per fatto, fatto, esempio che sappiamo che si possono usare i mass media per fare propaganda peggio di peggio poi con internet ora però la sociologia e la psicologia sociale sono cento anni almeno che si occupano di come funzionerebbe veramente la, la propaganda, questo è un discorso ne è a parte anche perché io ne so poco e niente. Ho detto qualcosa all'università quando è stato, mi sono reso conto, era inutile andare a vedere i complotti perché effettivamente è una lettura molto naif. Ecco, con questo vi dico no? che il punto di partenza dei complotti non è il fatto di io non sono un voglio sapere delle cose voglio andare in giro a dire a vantarmi di conoscenza che volgo non conoscere che io so e tu non sai niente io sono in marca e voi non siete un cazzo per dire no è venuta così a casaccio sta citazione e più che altro questo che porta la gente per questo ho fatto io ho fatto un video dove dicevo ma a te la piatta da Dove viene fuori, viene fuori, secondo me, da un cattivo. Uso del dubbio metodico cartesiano e dello scetticismo appunto, metodico. Cioè la gente, avendo capito che ci posso prendere in giro per tutto, ma smigliano e detto, ci dicono la verità. Ciò che ci viene mostrato, e poi anche. Sappiamo che Superman nei film mica vola veramente. Eppure nello sullo schermo, noi lo vediamo, il che ci dice che sia tutto falso. Per questo. Eh, si capisce che si può mettere tutto in dubbio tutto in discussione ma non si sa mettere in discussione io sono il primo che da una vita che mi, che mi sto scervellando per capire ma come cavolo si mettono le cose in discussione e una volta fatto come cavolo si fa a cercare eh, poi senza eh, fare errori di metodo questo è un problema grosso per questo, secondo me, c'è il complottismo. Non è tanto la questione che tu pensi che c'è una cospirazione, perché tu la devi dimostrare. esattamente effettivamente effettivamente, d'oro e anche il CICAP ho visto che dicono che i complotti possono esistere. I complotti possono esistere, ma devi dimostrare che ci sono. Però, ovviamente, quando si tratta di ammettere la parte del CICAP che ci sono stati dei complotti, non sono mai complotti che metterebbero in discussione la nostra visione comune del mondo ecco non è che ti puoi scoperto il complotto tu esci da Matrix fai un paragone con un famoso film o dalla caverna di Platone. sono cose che alla fine sì okay, abbiamo scoperto sì che okay, quello, quello è un complotto no? ma la nostra vita continua per quello che è andate poi a dire guardate che eh, so Trump eh, fa parte di un complotto per dire eh, oh, Conte una no? volta no, scoperto mandiamo a casa e cambia il mondo e questo è il punto, no? Perché noi siamo sempre influenzati dai nostri pregiudizi. E è inutile un po' che i cosiddetti debunkers si dicono io mi informo correttamente e non sbaglio mai. E no, dobbiamo sempre comunque cercare di. poi di umiltà, capire sempre come si fa a fare informazione. Come si fa a non, ca a non capire, eh, con, scusate, a non fare errori? Ecco, questo è il punto che la filosofia dà una vita intera. Io, per esempio, penso che bisognerebbe, innanzitutto, fare una solida formazione di logica, per capire come si ragiona correttamente, come si argomenta, di, di epistemologia, per capire il metodo della scienza. E di fenomenologia per capire come indagare la realtà a partire dai dati percettivi, per capire come si costruisce nella nostra testa l'immagine che noi abbiamo della realtà. Secondo me questi qui sarebbero i punti di base, ma ognuno di essi richiederebbe un, un, una vita intera di studi. Poi, secondo me, ci sarebbe anche tanto da studiare sociologia e psicologia sociale per capire come funzionano i mass media, la propaganda. La società, l'influenza della, della società sulle, sulle persone, il controllo sociale e le altre fuori forme un bel po' di cose. E però, come ho spiegato in un vecchio podcast con uh, mio amico chitarrista Roberto del, del canale Faggianotti, persone con le quali non vado d'accordo al 100%, eh. insomma, va detto, però il rispetto c'è da parte mia, perlomeno la stima c'è, voglio dire. Il problema è che tutto ciò ci porta fuori da quello che viene chiamato Matrix, no? o dalla caverna di Platone. L'opinione è poi il nostro modo di vedere le cose. Verrebbe radicalmente trasformato. Per questo, secondo me, bisogna. con questo percorso si viene fuori una cosa che non è né l'immagine complottistica del mondo, né tantomeno l'immagine del senso comune del mondo è tanto meno l'immagine eh, scientista che a volte viene fuori dall'idea dei cosiddetti bunkers. No, perché spesso è un presupposto molto forte, quello dei, del CICAP, no? Spesso sono persone non credenti, non, uh, che, che basano molto sulla scienza, come se fosse una specie di verità. E come se volessi bisogna essere scettici su tutto ciò che non è scientifico, tra virgolette dicono no, non è uno scetticismo vero, non è una, una supposizione di ricerca, dove io cerco, come proponeva Husserl nella con la fenomenologia, io cerco di indagare la realtà senza preconcetto, cercando di capire come si forma l'immagine della realtà nella nostra mente. No, è dico, bisogna essere scettici su tutto ciò che è strano, che è insolito, per sintetizzare questo pensiero, Charlie Di Berk ogni tanto diceva: Se una cosa pare strana potrebbe essere una bufala. E ma cacchio. Oppure il fatto che. Come Polidoro dica: io studio l'insolito. Perché la gente crede nell'insolito. Che caspita. So, ma insolita in era la terra che era il radiocentrismo ai tempi di Galileo caspita se era insolito insolita era la relatività ai tempi di Einstein il Big Bang, persino Einstein non ci credeva al Big Bang anche se era una conseguenza delle sue teorie Ernst Mach non credeva negli atomi che erano insoliti perché, per quanto fosse una teoria vecchia di 2400 anni per i suoi tempi voglio dire, tutte le grandi novità sono insolite ed è veramente... Ostico capire, no? Come faccio a distinguere allora un terapeutista da un nuovo Galileo? Questo è il punto grosso. Per questo, veramente, a un certo punto, ho detto: lasciamo stare lo studio, di... <coughs> lo studio dei complotti, no? Vediamo che veramente si può dire tutti i contatori di tutto, serie di puttanate che vengono fuori. Io, veramente, non stavo aspettando che un giorno uscisse fuori qualcuno dicendo. Che la terra è piatta, perché possiamo visto che ci possono ingannare su tutto, ci possono mentire su tutto. Un giorno se ne usci qualcuno dicendo che, 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 che il geocentrismo è falso. Cioè, su un mezzo poverone, ma è rimasto tutto là. Poi se ne è uscito qualcuno altro, la terra è piatta, e purtroppo questa teoria, ben più assurda, ha avuto molto più seguito rispetto al geocentrismo. Insomma, lasciamo perdere, questo è il punto veramente non si coglie il problema ma secondo me qual è per, per quale motivo no? i polidoro i due bunkers e cicap no? non ce la fanno proprio a capire questi punti che, che spesso io perché sono secondo me due facce della stessa medaglia cioè non, non accettano il problema di fondo cioè che noi siamo nell'età nelle postmoderna dove le verità della V maiuscola non ci sono più quindi, noi abbiamo tagliato lato quelli che cioè, esercitano il dubbio a casaccio, no? e vengono fuori le bufali, i complotti, le fake news e cose del genere, cose inventate proprio a cazzo. Da un lato abbiamo quelli che, che, che sperano, che in una. Quelli, secondo me, sarebbero dei, 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 dei neopositivisti, degli scientisti, dicono: no, no, che cioè, abbiamo già la verità. Perché da un lato si dicono sì sì, io dubito, io dubito, io dubito, ma in realtà poi si cercano delle nuove verità a casaccio e quindi si ricostruiscono le verità, si ritornano in delle verità con la V maiuscola, credono di, aver, di avere ragione, si chiudono certezze. E poi abbiamo i cosiddetti debunkers che dicono io bisogna dubitare, bisogna dubitare di che cosa? Solo di quello che piace a loro, dubitano e poi si sì, aggrappano alle solite certezze insomma è un po' simile a quello che ha fatto Cartese alla fine cioè io, io dubito di tutto ho dubito di tutto so che ovvio, Cartese dubitava meglio di come dubitano quelli del Cicat e poi viene fuori a riconfermare tutte le cose in cui credeva prima eh, ma non è così che si dubita non è poi non si è, dopo il dubbio non si è messo il dubbio radicale non si è messo nelle condizioni di fare una ricerca che poi lo portasse a scoprire cose nuove, arrivo fermando solo cose vecchie, quanto riguarda la conoscenza, insomma, poi con la scienza lui, a ah, matematica e scienza, ha dato il suo contributo a questo altro discorso. Ecco dove volevo cercare di arrivare, no? Secondo me sono entrambi, sia i complottisti che i cosiddetti Bunkers sono persone che sono un effetto del postmodernismo, un po' misto anche al, po al positivismo residuo, perché alcune cose sono in comune in realtà, no? Questa è una lunga storia, poi. E quindi si dubita, ma di cose diverse in di modo diverso, e ci si deve a delle nuove verità, la V maiuscola in modo diverso, per in risposta a questa mancanza di certezze che la postmodernità ci ha lasciato. Ecco, questo è il punto. Ho 20 minuti senza non mi fa ferma nessuno. Non la smetto. Quindi per il momento è tutto. Alla prossima.